Al comunale di Rivarolo di Torrile, i Panthers chiudono la regular season con un ampio successo a spese dei Lions Bergamo. La partita è ininfluente per la classifica di entrambe, con il nero-argento già in semifinale e i bio-robici già certi delle Wild Cards che li vedranno opposti ai Giants Bolzano, ma è un banco di prova utile proprio in vista della fase decisiva della stagione. Dopo il lancio della monetina operato da coach Bill Piner, che nel 2004 guidò i Panthers che vinsero il campionato cadetto e centrarono la promozione in Serie A, la prestazione dei Panthers dimostra ancora una volta, pur con qualche passaggio a vuoto, la grande affidabilità della difesa, statisticamente la migliore del campionato, e degli special team. Ma emergono ancora una volta le difficoltà dell'attacco nel muovere la palla con continuità ed efficacia, sia nel gioco di lancio che nel gioco di corsa. Tanto che al primo possesso dei Neroargento, dopo due belle ed efficaci portate di Durham e Malpelli a Valli, Monardi prova il lancio profondo, ma subisce l'intercetto di Aldeghi, che porta in campo l'attacco Lions. Canali e compagni però non concedono nemmeno un down e per poco Vasini non riesce a stoppare il punt, riuscendo solo a deviarlo. Monardi si affida ancora alle corse di Malpelli a Valli, ma quando prova a variare il gioco non trova l'intesa con i suoi ricevitori. Nuovo turnover in favore dei Lions, ma Vasini, che sul punt aveva placcato il ritornatore sulle 12 yards, piazza anche l'intercetto sul lancio di Cavallini e si alterna con Bryant nel ruolo di quarterback. L'attacco di casa rientra in campo sulle 9 yards, ma non riesce a sfondare, così ci pensa Felli a mettere i primi 3 punti sul tabellone con un field goal da distanza ravvicinata. La reazione dei Lions è veemente e affidata alle portate di Lee, che la difesa di casa riesce a stento a contenere, dovendo ricorrere anche alle maniere forti, come quando Canali placca il numero 7 ospite prendendolo per i capelli. Azione dura ma non irregolare. Il regolamento lo consente e chi decide di portare i capelli lunghi se ne assume il rischio. Dopo il cambio di campo anche Bryant contribuisce all'avvicinamento dei Lions alla goal line, fino a quando Cavallini trova la ricezione esterna di Marziali direttamente in touchdown. Testa trasforma per il sorprendente 7-3 in favore dei Lions. Monardi prova a rispondere e trova una bella ricezione di Durham. Poi prova un lancio lunghissimo per Polidori, ma subisce un altro intercetto, ancora ad opera di Aldeghi. Poco male, perché le castagne del fuoco le leva ancora una volta la difesa, che costringe subito al punt i Lions. Punt nato da uno snap difettoso che permette a Vasini di aggredire testa e provocare il fumble su cui si avventa Froldi, che scaccia la palla direttamente in touchdown per il nuovo vantaggio Panthers. Felli centra i pali per il 10-7. Da qui all'intervallo il dominio delle difese è assoluto. Registriamo 2 sack di Canali e un grande placcaggio di Bela ai danni di Lee, cui l'americano in casacca nero-argento non concederà quasi più nulla per il resto della partita. A pochi istanti dall'intervallo, Monardi trova una ricezione profonda di Durham che porta i Panthers a poche yard dal touchdown. Ma il tempo a disposizione è poco e dopo un tentativo non riuscito resta solo il tempo per un field goal dalle 31 yards, che Felli non fallisce per il 13-7 che chiude il primo tempo. La ripresa si apre con Cavallini, che provando una corsa centrale perde la palla, recuperata da un Vasini in gran spolvero che riporta in campo l'attacco sulle 35 yards. Monardi avanza con una corsa di Malpelli a Valli e una ricezione di Canali sulle 10, poi è lo stesso quarterback nero-argento a varcare la goal line firmando il touchdown personale. Felli non sbaglia per il 27. Dopo l'ennesimo turnover, Monardi pesca in profondità Polidori, che riceve sulle 15 e nonostante il placcaggio del diretto avversario, riesce a rimanere in piedi fino alla end zone. Con la trasformazione di Felli, il punteggio vede i Panthers avanti per 27-7. Nel drive successivo, un malinteso tra Cavallini e Lee provoca l'ennesimo fumble, stavolta ricoperto da Carboni, che riporta in campo l'attacco Panthers sulle 15 yards. Spazio ai giovani, in cabina di regia il giovanissimo quarterback Davide Rossi, con Prude e Robinson ad alternarsi come running backs, e Amato e Zappi tra i ricevitori. Dalle 6 yards, Rossi lancia corto per Puda, che elude 2 placcaggi e segna il suo secondo touchdown stagionale, dopo quello di 7 giorni fa. Il binomio del futuro, che ricorda il duo Monardi Malpelli a Valli agli esordi, riceve i complimenti del più che soddisfatto presidente Tiro. Felli trasforma per il 34-7 finale. Nel quarto quarto ancora spazio ai giovani, con Rossi che mostra il suo talento con un lancio di 50 yards per Polidori, che porta al field goal di Felli, che stavolta non trova i pali, e questa è una notizia.
Nel finale gloria anche per Mensah che ricopre un fumble dei Lions, orgogliosi e battaglieri fino al fischio finale. Ora testa la semifinale del 25 giugno, probabilmente al Tardini, il condizionale è d'obbligo visto i precedenti stagionali, contro la vincente della sfida tra Jaguari Torino e Simmen Milan. Davide Rossi e Francesco Vasini a fine gara commentano il match e parlano delle loro aspettative per la semifinale, probabilmente un nuovo capitolo della sfida con i marinai milanesi. È andata bene, i titolari sono riusciti a mettere subito dei punti sul tabellone, hanno giocato tutti bene, quindi hanno dato anche la possibilità a giocatori come me, comunque alle altre riserve, di entrare in campo. E direi che è andata bene comunque, è stato il mio secondo esordio, ho anche segnato e quindi è stata comunque un'ottima esperienza. Io sono sempre positivo, sicuramente sarà molto dura, sarà molto difficile perché ci sono squadre di alto livello, ma sono positivo e penso che abbiamo buone probabilità di vittoria. Partita è stata più dura del previsto, loro erano ben preparati, il caldo sicuramente c'era per tutti e due, ha dato da fare entrambe le squadre. È stato utile soprattutto per far allenare, far giocare anche ragazzi più giovani come Acerbi, Piturni, Federico Rossi, Davide Rossi. È andata bene, regular season chiusa al secondo posto, dovremmo essere la miglior difesa, quindi un ottimo risultato. Penso proprio saranno i Simen. Sarà una partita sicuramente diversa da quella dell'andata. Sarà una partita, una sorta di rivincita delle scorse Super Bowl, scorsi match. Sarà dura, ma cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo sul campo.